Un numero elevato di meduse è stato ritrovato ieri dall'ambientalista Antonio Vanadia sul litorale empedoclino. Si sono spiaggiate delle specie urticanti, centinaia di meduse. Il litorale è stato completamente coperto, come si vede dalle immagini che ci ha fornito. Pelagia nottiluca, estremamente pericolosa e che generano una luce chimica di notte, le tartarughe marine se ne cibano senza ricevere alcun danno. Con queste meduse, afferma Vanadia, è impossibile fare i bagni stessati in quanto provocano gravi danni alla pelle e molto urticanti. Oggi sono sul litorale empedoclino, una giornata stupenda, estiva, gran caldo, finalmente condizioni di tempo estivo. Speriamo che duri. Stamattina, con gran sorpresa, mi sono accorto che si sono spiaggiate decine di migliaia di meduse della specie Pelagia nottiluca, estremamente urticanti. Sono veramente tantissime e ovunque. Sono arrivate ieri notte, guardate quante, e il litorale è completamente coperto. Pelagia nottiluca, chiamata così perché se toccate durante la notte generano una luminescenza d'origine biologica, una luce chimica. Ce ne sono tantissime. Le tartarughe marine e i pesciluna se ne cibano senza ricevere alcun danno. Naturalmente, se c'è un'esplosione di questo tipo di meduse d'estate, non si può assolutamente balneare perché significherebbe ustioni chimiche per centinaia e migliaia di persone.